Grazie. Buonasera a tutti, io mi chiamo Romina Copernico, sono l'arpa celtica e canto. Il brano che ho eseguito ora si chiama Percorsi di Luce. Eseguirò diversi brani che ho composto per la bellezza della mia terra e della mia gente. Grazie. Basta solo incontrarsi. Mi apro ai cuori, ma sono troppo pieni di paure. La ricerca di un cielo sereno e vorrei urlare al mondo intero quanto t'amo, volare in quei momenti di felicità e fermare il tramonto per darti ancora un bacio. Gente coltiva troppa rabbia e indifferenza, quando basta guardarsi con gli occhi veri gli ali di un bambino e capire quanto è d'oro un piccolo momento per stringersi e sorridere di questo tempo. Grazie. L'ultimo brano che seguirò si intitola Identità. Thank you.
Buonasera. Buonasera a tutti, benvenuti a Palermo for Peace per questa serata incantevole, questo scenario da favola. Ringraziamo moltissimo la nostra arpista straordinaria, Romina Copernico. Ci ha condotti in queste atmosfere che sono sicuramente delle atmosfere che hanno un'energia veramente speciale. Siamo a Palermo for Peace. Siamo tutti quanti, qui siamo moltissimi e tutti stiamo pensando alla stessa cosa, che è la pace. Grazie infinite per essere qui, dall'associazione Percorsi che si occupa di tutta questa organizzazione di questi giorni a Palermo. Volevo, prima di cominciare, ricordare a ognuno di voi, per favore, di silenziare i cellulari. L'altra cosa che volevo ricordarvi è che se volete commentare insieme a noi questa serata, potete farlo attraverso Facebook e attraverso Twitter. Abbiamo un hashtag che è Palermo for Peace, il for è a forma di numero. Queste sono le due raccomandazioni. Allora, stasera abbiamo tantissimi artisti che hanno voluto essere qui, ci hanno tenuto particolarmente perché loro condividono lo spazio e la dedica, diciamo così, la passione, l'intenzione nella medesima direzione che è quella della pace. E ovviamente aderiscono tutti a questa intenzione che il nostro ospite d'onore Prem Rawat accompagna, porta in tutto il mondo. E cominciamo subito con il primo degli artisti, è un palermitano, ma è come se appartenesse veramente all'intero mondo, perché la sua musica è piena di contaminazioni di ogni parte di universo, lo sentirete. Questo per dire che la cultura, quando si mescola insieme ad ogni altra cultura, arricchisce, non può che portare arricchimento. Ad accompagnarlo, al violino Enzo Rao, al tamburo Massimo La Guardia, al Chapman Stick Maurizio Curcio, signore e signori, abbiamo Mario Crispi. Per avere pace nel mondo ci deve essere pace tra le nazioni.
Per avere pace tra le nazioni ci deve essere pace tra le città. Per avere pace nelle città ci deve essere pace tra i vicini. Per avere pace tra i vicini ci deve essere pace in casa. Per avere pace in casa ci deve essere pace nel cuore. Lao Tzu.
Mario Crispi. Grazie. Thank you. A questo punto io poco fa stavo parlando e facendo un accenno a questo incantevole scenario che è il Teatro della Verdura. Just a moment ago I was talking about the theater we are in, which is the Teatro della Verdura. E questo teatro è anche il modo per sottolineare la partecipazione della nostra città e l'entusiasmo della città di Palermo, di cui Prem Rawat è cittadino onorario, a questo evento. And being this theater is just a representation of how the city of Palermo likes to welcome Prem Rawat, which is one of his citizen, honorable citizen, and welcome him in our town. La città di Palermo è anche firmataria del Pledge to Peace, la dichiarazione di Bruxelles, di cui Prem Rawat è il nostro ambasciatore. Quindi invito. So I would like just to say that the city of Palermo is also signatory of the Pledge to Peace Association, which Prem Rawat represents here today. Invito l'assessore alla comunicazione del Comune di Palermo, il professor Gianfranco Rizzo, a raggiungermi sul palcoscenico. And this Grazie. Is why I asked to Professor Gianfranco Rizzo, who is the Town Councillor for Communication of the City of Palermo, to join me on stage. Thank you. Buonasera, benvenuto. Salve. Welcome. Buonasera, buonasera a voi. No, intanto un'emozione incredibile, un teatro così pieno l'ho visto raramente, questo magnifico teatro, come diceva lei. La prima cosa che devo fare è che mi corre l'obbligo, ma anche il piacere soprattutto, di portare i saluti del sindaco, il professor Orlando, che questa sera non è a Palermo, è fuori Italia, ma vi assicuro che ci avrebbe tenuto moltissimo ad essere qui, mi ha chiamato poc'anzi per essere sicuro che fossi qua. First of all, I would just like to thank everybody for being here, and I want to say that not many times I've seen this theater so full, so thank you everyone for being here. And then secondly, I just want to take you my most and heartfelt welcome from our mayor of Palermo, who would have loved to be here, but unfortunately was not in the city. So thank you again from him too. Beh, avrei concluso il mio compito, però veramente non posso fare a meno di dire ancora due parole, perché il tema è così bello stasera che magari due parole in più voglio dirle, e soprattutto voglio dire qual è l'impegno del Comune verso i temi della pace, che sono per noi, per la città, ma non solo della pace, della legalità e della umiltà. I just want to also highlight the fact that the city of Palermo has a very strong position to put in all those peaceful and peace signs that are here joined today, and also regarding the right to mobility behind borders. Grazie. Grazie. Thank you. Volevo solo dire che una settimana fa all'incirca a Castello a Mare, altro splendido posto di Palermo, teatro, c'è stato un concerto che era incentrato sui temi dell'intrattenimento e della legalità. Era altrettanto pieno di giovani che cantavano e ballavano. Questo per dire che Palermo veramente è portatrice di queste cose, per dire che intrattenimento e cultura possono benissimo stare insieme, come dicevo poc'anzi. Grazie, grazie all'assessore Gianfranco Rizzo, l'assessore alla comunicazione del Comune di Palermo. Thank you very much. Continuiamo con la musica. L'assessore menzionava appunto l'intrattenimento e anche la gioia e il divertimento. Let's move on with music, as we were saying. E per continuare con la musica non poteva mancare un rappresentante della musica della nostra regione, forse quello più rappresentativo, proprio perché ha il fuoco dentro della Sicilia, l'accoglienza della Sicilia, la lingua della Sicilia. And we are very happy to have among us one of the prominent figures in Sicilian music, because he has the fire and the language of Sicily in himself. Il leader dei Tinturia, il monello simpatico di Palermo, Lello Nalfino. It is Lello Nalfino, the rude rascal from Palermo, and also leader of the Tinturia. Welcome. Che sia mai stato conquistato con la guerra, non si possa ottenere meglio con la pace. There is nothing that war has ever achieved that could not be better achieved with peace.
come un armozza appena vai a cercanno. Li tobbi gizzica fecero danno, mi fai toccare fondo, ah, io non capisco niente, la testa è sempre china di pensieri, senza lo chiedo to non posso stare, lo cuore batte forte, se tu mi rapi porti di questo paradiso e la follia. Vetti nell'occhio tuoi dustigi, caloci non mazza capirri, fila di ferro e zucchero, la faccio una bannera, d'unni ci batti il sole, sole di primavera. E mi ha tosse in addia, si cana. Ca quando arredi o tempo a chiana, io vagna presso a tia, io ridi poesia, ca va pensieri un faccia bella sante sta canzone, la canto solo a te, coccio d'amore, lo sangue mi fa volgere ne vene, se non ti vedo mi va di morire, a faccia bella canzone sia canzoni, io che non so scotto i dolori, le aree sono dolci e tu mi doni a pace, e io voglio stare sempre alla tua idea, vette nell'occhio tuoi stigi, caloci non mazza capirri, fila di ferro e zucchero, la faccio una bannera, d'unni ci batti il sole, sole di primavera, per me a tu sinattia si cana. Presso a te, fiori di poesia, che fa poesiare il mondo. Giampiero Risico, Lino Costa. Lello Nalfino! Resta qui, resta qui. Resta qui un istante. Stay with us for a second. Allora, la tua partecipazione, io già lo so questo perché ce lo siamo detti in radio. I already know this because we already talked on the radio before. Due parole per qual è l'esigenza che ti porta a essere su questo palco stasera. What I would like to hear again, your... just a couple of words on why you feel to be here on this stage tonight. Beh, la cosa più importante è, secondo me, è capire il significato della pace attraverso i gesti più semplici.
nel quotidiano. To me, the most important thing is to understand the meaning of peace through the smallest gesture every day. Nel volersi bene, nel volere bene la terra dove vivi, nel volere bene la gente con la quale vivi. In not just loving yourself, but loving the city and the people you live with. E quindi un gesto semplice è assolutamente naturale è l'amore. And the simplest of the gesture that comes up to me very natural is love. È attraverso questa canzone che in modo semplice parla dell'amore come la cosa più grande che possa accadere a un uomo. And through this song, which was a love song, which is the most simplest thing that can happen to a man, credo che ci sia tutto l'elisir della pace. I think that there is the whole magic of peace. Thank you. Grazie a Leon Alfino. Vieni, adesso, grazie. Adesso accompagni me. Cara sorella, perdonami se dalla mia partenza non ho più avuto modo di contattarti, ma il viaggio è stato lungo e difficile. Posso assicurarti che dal nostro paese fino al mare il percorso è stato davvero lungo e faticoso. Quello via terra è stato duro, ma ancora peggiore è stata la navigazione. L'imbarcazione era piena. Eravamo tutti ammassati, uomini, donne, bambini. La maggior parte temeva di finire i suoi ultimi giorni nel fondo degli abissi. Qualcuno diceva che era già successo in passato. Abbiamo trovato burrasca. Molti hanno iniziato a pregare, altri urlavano che gli spiriti maligni avevano maledetto quella barca e tutti quelli che c'erano dentro. Tu sai che se avessi potuto rimanere lo avrei fatto. Ma la guerra a volte ti colpisce anche quando fai di tutto per evitarla. Avrei tanto voluto portarti con me, ma ora che sono qui sono contento che tu non sia venuta. Non voglio mentirti. Temo di essere sbarcato nella terra sbagliata. Qui le strade sono piene di vetrine e gente ben vestita, ma in realtà tutto è duro, difficile, violento. Per giorni sono stato chiuso in questo centro di permanenza su un isolotto in mezzo all'acqua. Poi insieme ad un amico siamo riusciti a fuggire. Forse ho sbagliato. Da allora mi sento braccato. Ho trovato un impiego, ma il lavoro è difficile, pesante, di certo non meno pesante di quello col quale mi spezzavo la schiena nella nostra terra. Qui vivo nascosto. Se ti lamenti, quelli chiamano la polizia e ti fanno arrestare. La notte la passo in un dormitorio insieme agli altri connazionali e ai cittadini di genti e terre lontane. La gente del posto è pulita, elegante, ma ti guarda con diffidenza e disprezzo. Dicono che la mia gente è in stallone, le tratta male, le picchia e le uccide. Dicono che siamo negroidi con poco cervello, che se la nostra terra è così è perché ce lo meritiamo. La crudeltà mi ha costretto alla fuga. La crudeltà mi costringe adesso a vivere da reietto. Una cosa ti prometto. Se il Signore vorrà concedermi la grazia di sopravvivere in questo paese, a mio figlio insegnerò il rispetto e l'amore per il prossimo, chiunque esso sia, proprio come tu e nostro Signore mi avete insegnato. Io so cosa state pensando. I know what you're thinking. No, non è la storia di un migrante sbarcato ora a Lampedusa. And no, it is not the story of an immigrant who just arrived in Lampedusa. È la lettera di un siciliano emigrato negli Stati Uniti 100 anni fa. It is a letter of a written by a Sicilian immigrant who arrived in the States 100 years ago. Fa pensare su come l'incontro col diverso
lo sconosciuto. It makes me think on how to encounter with the different and the unknown. Sia il bivio tra conflitto e incontro pacifico. It is just like a crossroads of conflicts and peaceful encounter. E in quel bivio possiamo trovare umanità e creare pace. And it is in that very exact crossroad that we can find humanity and create peace. Uno straordinario momento di riflessione, grazie Noemi. What an grazie a te Filippa. Moment. Thank you. Thank you Noemi very much. Smorra. E in veste d'attrice ci ha fatto riflettere su questa non diversità tra due aspetti che raccontano la medesima cosa. And being an actor, she just made us think on two different aspects that actually mean just the very and one same thing. Ma Noemi non è solo un'attrice, è un'artista a 360 gradi, il pubblico siciliano la conosce bene. Noemi is not just a multifaceted artist and the audience from Palermo had a chance to appreciate in many occasions. E quello palermitano l'ha vista di recente interpretare Lucia nel musical I Promessi Sposi, che è stato sold out in tutta Italia. And the audience from Palermo had a chance to see her play Lucia in the musical The Best Road, which were sold out throughout all Italy. E in veste di interprete ma anche compositrice, la ascoltiamo adesso nel suo trasparente, signore e signori, Noemi Smorra. And now we will listen to her as a singer and composer of a song entitled Trasparente. Buonasera. Good evening everyone. Serata per una storia che si è frantumata da sola. Grazie per una lacrima, la più profumata, l'ho sentita quando l'hai versata. Faceva tanto rumore camminando fra i miei capelli per il tanto di noi. Tutto dorme, tutto ti appartiene, tutto ti confonde, perché tanto di notte tutto sembra uguale, trasparente senza più niente, smetto di serata senza le catene, l'ho accarezzata per darle un finale. Grazie per la lacrima, la più fortunata, l'ho sentita quando mi ha bagnata. Sapeva tanto d'amore, scivolando senza controllo, perché tanto di noi. Quando tutto è lento, tutto ti sta bene, tutto si diffonde, perché tanto di notte si può sempre usare, trasparente senza più niente, smetto. Thank you.
trasparente, senza più niente, smetto di pensare. Grazie. Maëlys Morra. Grazie Fipa. Ed ora, finalmente, siamo arrivati al momento che la ragione per la quale noi siamo qui questa sera. And now I will finally introduce the reason for which you came so numerous tonight. E permettetemi di dire e nel frattempo ringraziare anche da ogni parte del mondo. And I would like just to highlight how is it not just from Italy but from every corner of the world. Thank you. Diamo il benvenuto all'uomo che da una vita intera è la voce del pensiero illuminato. Let's now welcome the man who for an entire life embodied enlightened thinking that inspired people. E che ispira alla pace i popoli di tutti i continenti. And he inspires peace throughout all people all over the world. Signore e signori, Prem Rawat. Ladies and gentlemen, Prem Rawat. Thank you. Grazie. Good evening, everyone. Buonasera a tutti. So I am here to talk a little bit about peace. Dunque sono qui per parlare un pochino di pace. And I'm not here to talk about the mysteries of universe. Non sono qui per parlare dei misteri dell'universo. But I'm here to talk about the mysteries of the human being. Ma sono qui per parlare dei misteri dell'essere umano. There is a scientist. C'è uno scienziato. Who has spent quite a bit of money. Che ha speso parecchi soldi. Doing a lot of research. Facendo moltissima ricerca. And he has come to a conclusion. Ed è arrivato a una conclusione. That we, as human beings. Che noi, in quanto esseri umani. Get used to things. Ci abituiamo alle cose. So. Dunque. If you live in city. Se abitate in città. Maybe if you come from a quiet village. O forse se venite da un paesino silenzioso. And you come to the city. E venite in città. And you hear all the noise. E sentite il rumore come questo. At first the brain is going to have a reaction to it. Da prima il vostro cervello ha una reazione a questo. What is this? Che cos'è? Oh my God, it's noisy. Dio, io ho quattro rumore. But if you hear this every day, se lo sentite tutti i giorni, all day, tutto il giorno, you will actually get used to it. Di fatto vi ci abituate. And then the siren blows. E a questo punto anche se la sirena suona, and it's not a problem. Non è un problema. You get used to it. Vi ci abituate. So just keep that in the back of your mind. Dunque mantenete questo in un certo punto della vostra mente. That as human beings, che in quanto esseri umani, we have a propensity. Siamo propensi, abbiamo una propensione. To getting used to the environment that we are in. Ad abituarci all'ambiente in cui siamo. And that environment for us becomes normal. Quell'ambiente per noi diventa normale. So just keep that in the back of your mind. Dunque mantenete questo pensiero nella vostra mente. Now I'm going to talk about water. E adesso parlerò dell'acqua. What is the nature of water? Qual è la natura dell'acqua? It goes from liquid. Va dallo stato liquido. It can become gas as a vapor. Può diventare gassosa come il vapore acqua. It can rise through the atmosphere. Può salire in alto nell'atmosfera. It can condense. Si può condensare. It can become rain. Può diventare pioggia. It can actually go and freeze. Di fatto può congelarsi. It can become powder like snow. Può diventare polverosa come la neve. It can freeze as ice. Può diventare ghiaccio, congelarsi. And be as hard as a rock. E diventare dura come la roccia. It can become a river.
può diventare un fiume. It can be a drop. Può essere una goccia. It can cut metal. Può tagliare il metallo. It can destroy things. Può distruggere le cose. It can destroy cities. Può distruggere le città. It can create havoc. Può creare il caos. Or it can bring life. Oppure può portare la vita. But ultimately, ma in ultima analisi, through this whole journey, attraverso tutto questo viaggio, given the opportunity, data l'opportunità, the water knows its nature. L'acqua conosce la propria natura. And its nature, e la sua natura, will be, sarà, to be liquid. Essere liquida. So now, why did I tell you about the nature of water? E adesso perché vi ho parlato della natura dell'acqua? Because, perché? If water can have a nature, se l'acqua può avere una natura, then we too have a nature. Anche noi abbiamo una natura. And what is our real nature? E qual è la nostra vera natura? Who are we? Noi chi siamo? What are we? Cosa siamo? Because of the situations that we live in, a causa delle situazioni in cui noi viviamo, we do not understand our nature. Noi non comprendiamo la nostra natura. I was in South Africa not too long ago. Non molto tempo fa ero in Sudafrica. And in fact, wherever I go around the world, in effetti dovunque io vada in giro per il mondo, and I say to people, dico alle persone, peace is important. La pace è importante. You have to have peace in this world. Dovete avere la pace in questo mondo. I say to people, io dico alla gente, that peace will be mankind's finest achievement. Che la pace sarà il più grande successo del genere umano. And doesn't matter if it's India, e non importa se è India, America, o America, Europe, Europa, South Africa, Sudafrica, Africa, wherever I go, o altre parti dell'Africa o dovunque io vada. People tell me, la gente mi dice, it's not possible. Non è possibile. It's not going to happen. Non accadrà. So I have to then ask myself, allora io devo chiedere a me stesso, why do they say that? Perché dicono questo? Now, as human beings, ora in quanto esseri umani, I also know, anch'io so, that we are not equipped to fight. Che non siamo attrezzati per combattere. We're just not equipped to fight. Semplicemente non siamo attrezzati o equipaggiati per combattere. We don't have claws. Non abbiamo gli artigli. We don't have sharp teeth like lion. Non abbiamo i denti aguzzi come i leoni. We are not equipped to fight. Non siamo attrezzati per combattere. In fact, di fatto, if we want to fight somebody, se vogliamo combattere contro qualcuno, it takes years and years of practice. Ci vogliono anni e anni di pratica. Today I read Muhammad Ali passed away. Oggi ho letto che Muhammad Ali è morto. So, dunque, I know. So, he had to train and train and train and train and train. Ha dovuto allenarsi, allenarsi, allenarsi moltissimo. We are not equipped to fight. Noi non siamo attrezzati per combattere. In fact, we have to use tools to fight. Anzi, dobbiamo usare degli strumenti per combattere. You won't see a lion grabbing a machine gun. Non vedrete mai un leone che afferra una mitragliatrice. It is completely equipped. Perché è assolutamente attrezzato, pronto. It has claws. Ha gli artigli. It has teeth. Ha i suoi denti. It has the strength. E ha la forza. Naturally, even though we are not equipped to fight, naturalmente, per quanto non siamo pronti a combattere, attrezzati, here, qui, we do, invece lo siamo. And that expression, e questa espressione, goes to destroying each other, va alla distruzione reciproca, around the world, in tutto il mondo. So, dunque, do we live in a society? Viviamo noi in una società
where peace is the priority, in cui la pace è la priorità. Or do we live in a society, oppure viviamo in una società, where justifications for war are sought, in cui si cercano sempre giustificazioni per la guerra? Which one? Quale delle due? We don't live in a society, noi non viviamo in una società, where every day, in cui ogni giorno, the mission of every citizen, la missione di ogni cittadino, is to be kind, è essere buono, gentile. No. We see somebody taking our parking spot. No, se vediamo qualcuno che ci porta via il parcheggio, and a war could start. Potrebbe cominciare una guerra. How big is the parking spot? Quanto è grande il parcheggio? If you're driving a 500 Fiat, se guidate una Fiat 500 non è molto grande lo spazio. But però, if somebody was to occupy that, se qualcuno dovesse occuparvelo quello spazio, another little Fiat, un'altra piccola Fiat, war, guerra. But it's completely normal. Ma è completamente normale. Why? Perché? Remember what I told you at first? Vi ricordate quello che vi ho detto all'inizio? Whatever society we live in, la società in cui noi viviamo, quale che sia, that becomes normal. Diventa normale per noi. And once it becomes normal, e una volta che diventa normale, and somebody like me, e qualcuno come me, comes along, arriva, and says, oh, peace is important. E dice, oh, la pace è importante. And people go, what? La gente dice, che cosa? What are you talking about? Ma di che stai parlando? People say there is so much greed in this world. La gente dice che c'è tanta avidità in questo mondo. There'll never be peace. Non ci sarà mai pace. There is so much anger in this world. C'è così tanta rabbia in questo mondo. There'll never be peace. Non ci sarà mai la pace. That's because, questo è perché, we have not understood what our nature is. Noi non abbiamo compreso qual è la nostra natura. We have actually gotten used to, di fatto ci siamo abituati, something that is actually not our nature. A qualcosa che di fatto non è la nostra vera natura. I'm going to tell you a story. Vi voglio raccontare una storia. Once upon a time, c'era una volta, there was a settlement, c'era un insediamento, in a beautiful valley, in una bellissima valle, people lived there, e la gente viveva lì, and they had a chief, e avevano un capo. So one day, e dunque un giorno, a little boy, un bambino, approached the chief, si avvicinò al capo, and said, "Chief, I have a question." E disse, capo, ho una domanda. And chief said, "What?" E il capo disse, quale? And he said, "Chief, my question is." Il bimbo disse, capo, la mia domanda è. That I see some people. Che vedo certe persone. Are good sometimes. Che a volte sono buone. And the same people who are good, e le stesse persone che sono buone, are bad sometimes. Sono cattive altre volte. How can that be? Come può essere questo? If somebody is good, se qualcuno è buono, they should be good. Dovrebbe essere buono. But they are good sometimes. Però sono a volte buoni. And they're bad the other times. E le altre volte sono cattivi. How can this be? Come può essere questo? And the chief said, il capo disse, inside of you, dentro di te, there are two wolves. Ci sono due lupi. There is a good wolf, c'è un lupo buono, and there is a bad wolf, e c'è un lupo cattivo, and they fight, e combattono. They fight, combattono. So the boy, dunque il ragazzo ci pensò su. And he said, "Chief." E disse, capo. Why do they fight? Perché combattono? And the chief said, il capo disse,
to gain supremacy over you. Per guadagnare la supremazia su di te. So then the boy thought some more. E il ragazzino pensò un po' di più. And he said, "Chief." E disse, capo. Which wolf wins? Qual è il lupo che vince? The good wolf? Il lupo buono? Or the bad wolf? O il lupo cattivo? And the chief said. E il capo disse. The wolf you feed. Vincerà il lupo a cui tu dai da mangiare. The wolf you feed. Il lupo che tu nutrirai. So. Dunque. Obviously you like that story. It's a simple story. Ovviamente vi piace questa storia, è una storiella semplice. I really like that story. A me piace tanto. I tell that story wherever I go. Racconto questa storia dovunque io vada. And the reason why I tell that story wherever I go. E la ragione per cui racconto questa storia dovunque io vada. Is because it has had a profound impact on me. È perché ha avuto un impatto profondo su di me. I am not standing in front of you. Io non sono qui in piedi davanti a voi. I know it all. Perché so tutto. As an ambassador of peace, I'm in peace all the time. Come ambasciatore di pace sono sempre in pace. No. Because I too have two wolves. Perché anch'io ho dentro due lupi. And there is a good wolf. E c'è un lupo buono. And there's a bad wolf. E c'è un lupo cattivo. And when I feed the bad wolf. E quando nutro il lupo cattivo. I am rewarded. Sono ricompensato with anger, con la rabbia, with fear, con la paura, with confusion, con la confusione, with pain, col dolore. And when I feed the good wolf, e quando nutro il lupo buono, I am rewarded, sono ricompensato by clarity, con la chiarezza, by understanding, con la comprensione. When I am feeding the bad wolf, quando nutro il lupo cattivo, I don't feel good. Non mi sento bene. When I feed the good wolf, quando nutro il lupo buono, my heart dances. Il mio cuore danza. So, first of all, in my life, dunque, innanzitutto nella mia vita, I have to make a decision. Devo prendere una decisione. And the decision I have to make, e la decisione che devo prendere, what am I going to do? Che cosa farò? Am I going to feed the good wolf? Nutrirò il lupo buono? Or am I going to feed the bad wolf? Oppure nutrirò il lupo cattivo? Now there are people. Ora ci sono persone. Who think? Che pensano. Let's kill the bad wolf. Uccidiamo il lupo cattivo. There are people who think that. Ci sono persone che pensano così. So if I kill the bad wolf. Dunque se uccido il lupo cattivo. And if I could. Se potessi. It's almost impossible. È quasi impossibile. But even if I could kill the bad wolf. Ma anche se potessi uccidere il lupo cattivo. But I never feed the good wolf. Ma se non nutro mai il lupo buono. How am I going to help anything? Come potrò fare a far qualcosa? It's not about killing the bad wolf. Qui non si tratta di uccidere il lupo cattivo. It's not about that. Non si tratta di questo. It's about not feeding the bad wolf. Si tratta di non nutrire il lupo cattivo. It's about feeding the good wolf. Si tratta di nutrire il lupo buono. Every day. Ogni giorno. This is a very small decision that I can make. Questa è una decisione molto piccola che io posso fare, posso prendere. When you feel anger coming. Quando sentite la rabbia che sale. Think. Pensate. Just think for a second. Pensate solo per un secondo. All you have to think. Tutto quello a cui dovete pensare. Good wolf, bad wolf. Lupo buono o lupo cattivo? Good wolf, bad wolf. Lupo buono o lupo cattivo? Your child comes. Arriva tuo figlio. And says, Daddy, Mommy. E dice papà, mamma. I failed. Mi hanno bocciato. He's already failed.
è già stato bocciato. Unless you have a time machine, a meno che non hai la macchina del tempo, that you can go back in time, e puoi ritornare indietro nel tempo, and fix this problem, e risolvere questo problema, he's already failed. Già è stato bocciato, già fallito. Your only hope, la tua unica speranza, is to give your child encouragement, è di incoraggiare tuo figlio, that he will pass the next time, in modo che possa superare l'esame la prossima volta. In that moment, in quel momento, if you can think, se puoi pensare, good wolf, lupo buono, bad wolf, lupo cattivo, you feed the bad wolf and you will, se nutri il lupo cattivo farei così. You think that's going to help the child? Pensate che questo aiuterà quel bambino? Never has and never worked. Non ha mai funzionato, non ha mai aiutato. It never works. Non funziona proprio. But if consciously you could make the decision. Ma se puoi prendere una decisione cosciente. This is all you have to do. Questo è tutto quello che devi fare. All you have to do. È tutto quello che devi fare. You want peace in your life? Vuoi la pace nella tua vita? Begin with this. Comincia da questo. Begin with just that tiny little second. Comincia con quel minuscolo secondo. Good wolf. Lupo buono. Bad wolf. Lupo cattivo. You find yourself getting upset. Ti ritrovi che ti stai arrabbiando. Oops. Oh. I'm feeding the bad wolf. Sto nutrendo il lupo cattivo. Feed the good wolf. Kill the good wolf. Presto, dai da mangiare il lupo buono. It works, believe me, it works. Credete, funziona, credetemi, funziona. It works. Funziona. It works. It's simple and it works. È semplice e funziona. Today I see the problems that have been created. Oggi vedo i problemi che sono stati creati. They're multiplying and multiplying and multiplying and multiplying. Si stanno moltiplicando e moltiplicando sempre di più. The seeds of these problems that we are facing in the world today, i semi dei problemi che stiamo affrontando nel mondo di oggi, were not planted by us. Non sono stati piantati da noi. They were planted many generations before us. Sono stati piantati molte generazioni prima di noi. And the problems of that, i problemi di questo, feeding the bad wolf, we are suffering. Soffriamo di questo, del fatto che è stato nutrito il lupo cattivo. If we can understand our nature, se riusciamo a comprendere la nostra natura, who we really are, chi siamo veramente, maybe we can make the difference, forse possiamo fare la differenza in our lives, nella nostra vita. Do not make the same mistakes again and again and again and again. E non ripetere gli stessi errori continuamente. So, dunque, then here comes the question. Ecco che arriva la domanda. Of who are we? Chi siamo noi? Who are we? What is our nature? Chi siamo noi? Qual è la nostra natura? I will tell you a story. Vi racconterò un'altra storia. It's a very nice story. È una storia molto carina. So, there was a guy. Dunque c'era un uomo. And his job was to go every day. Il suo lavoro era andare ogni giorno to the mountain, in montagna, and he would cut a piece of rock, a tagliare un pezzo di roccia. He would take the rock, bring it back home, prendeva questa roccia e la riportava a casa, and he would make little things from that rock. E con quella roccia ci faceva degli oggettini. He would make mortar pestle, faceva degli oggetti, small statues, delle statuine. And he would sell them. E poi li vendeva. And this is how he made his living. E così si guadagnava da vivere. And he found that the job he had was very difficult. E trovava che il lavoro che aveva era molto difficile. Every day. Ogni giorno. Every day he had to go. Ogni giorno doveva andare. Rain, heat, cold. Se pioveva, se faceva caldo, se faceva freddo. Go to the mountain. Andava alla montagna. Chip a little piece off. Staccava un pezzetto di roccia. Carry this heavy rock back to his house. La riportava a casa pesante com'era. Work on it. E poi la lavorava. Dusty. Era una cosa, riempiva di polvere tutto. Noisy. Rumoroso. So one day he was very sad. E così un giorno era molto triste.
And he was walking along the street. Camminava lungo la strada. And he was just sad with his situation. Era triste per la sua situazione. Because he saw no future. Perché vedeva che non c'era futuro. And he did not like his lifestyle. E non gli piaceva il suo modo di vivere. So he heard noise coming from behind the wall. He heard some noise coming. Dunque dall'altra parte del muro sentì che c'era del rumore che arrivava. So he stood on his tiptoes. E si è messo in punta di piedi. And he looked. Per guardare. It was a beautiful house. C'era una casa bellissima. And they were having a party. E c'era una festa in questa casa. And there were servants. C'erano dei servitori. And there were guests. C'erano gli ospiti. And there was music. C'era musica. And people were dancing. E la gente ballava. And he went, wow. E lui disse, oh. The person who lives in this house. La persona che vive in quella casa. He was really powerful. Deve essere veramente potente. I want to be like him. Io voglio essere come lui. I want to have servants. Voglio avere dei servitori. I want to have guests. Voglio avere degli ospiti. I want to have the money. Voglio avere soldi. I want to have the big house. Voglio avere questa casa grande. So he looked up. Guardò in alto. And he prayed. E pregò. God. Dio. I want to be like him. Voglio essere come lui. It just so happened. E accadde proprio. That day. Che quel giorno. God was listening. Dio stava ascoltando. God said, "Okay." E and Dio, he snapped his finger. Dio disse va bene, scoccò le dita. And the man had become rich. E l'uomo era diventato ricco. He had servants. Aveva servitori. He had a beautiful house. Aveva una casa bellissima. He said, "Now this is more like it. I like this." E disse, "Beh, questo mi piace proprio. Questo è proprio quello che voglio." I am powerful. Adesso sono potente. I have servants. Ho dei servitori. I have a house. Ho una casa. I have rich friends. Ho degli amici ricchi. Ah, this is really good. Mi piace proprio. And he was enjoying it. E se lo godeva. One day, un giorno, a procession went by. Passò una processione. And he heard all the noise. Sentì tutto il rumore. So he came out of the house and he looked. Uscì di casa per guardare. And it was the king. Era il re. And he was going. Che passava. And all the rich men were lined up bowing to the king. E tutti gli uomini, tutti i ricchi erano lì in fila che si inchinavano davanti al re. And everybody was bowing to the king. Tutti si inchinavano davanti al re. And the king had an incredible army. Il re aveva un esercito incredibile. And an incredible chariot. E un carro meraviglioso. And he said, "Wow." E quello disse, "Oh." This king is more powerful than me. Questo re è più potente di me. God. Dio. I want to be like the king. Voglio essere come il re. Also that day. Anche quel giorno. God just happened to be listening. Capitava che Dio ascoltasse. Just like that. E così in he un was attimo. The king. Lui diventò il re. Big army, lots of servants. Un grande esercito, una grande quantità di servitori. Everybody. Tutti. Paying respects to the king. Che prestavano rispetto al re. One day. E un giorno. He came out to his balcony in the morning. Uscì fuori sul balcone la mattina. And he was taking a stretch. E si stava stiracchiando. And he saw the sun rising. E vide il sole che sorgeva. And the sun was powerful. Il sole era potente. And as the sun rose, all the birds started to wake up. E quando il sole sorse, tutti gli uccelli cominciarono a svegliarsi. All the animals started to stir. E tutti gli animali cominciarono anche loro a stiracchiarsi. People were coming out of their houses. La gente usciva di casa. Like, wow. E lui disse, ah.
This sun is more powerful than me. Questo sole è più potente di me. So he looks up, guarda in alto, prays, prega. I want to be like the sun. Voglio essere come il sole. Just like that. E via, così. He's the sun. Diventa il sole. He shines. Risplende. Amazing. È incredibile. People wake up when he wakes up. La gente si sveglia quando si sveglia lui. Amazing. Incredibile. Wherever he goes, nothing stands in his way. Dovunque lui vada, nulla si può opporre a lui. And one day he's shining really bright, it's really hot. Un giorno risplende, è luminoso e fa molto caldo. And he sees there's something between him and the earth. E vede che c'è qualcosa tra lui e la terra. And everybody is standing underneath it. E tutti quanti stanno lì sotto a questa cosa. And he looked. Guarda. And it was a cloud. E c'era una nuvola. And wherever that cloud went, e dovunque andasse la nuvola, the sun couldn't penetrate. Il sole non riusciva a passare, a entrare. It created a shade. E creò un'ombra. And people liked the shade. E la gente cresceva l'ombra. Wow! Allora dice, ah, that cloud is even more powerful than me. Quella nuvola è ancora più potente di me. I want to be the cloud. Voglio essere una nuvola. Looks up. That day God happens quel to be listening. Capitava che Dio ascoltasse e via. He becomes a cloud. Diventa una nuvola. Powerful. Potente. Beautiful. Bellissima. Wherever he is. Dovunque stava. The sun cannot come through. Il sole non riusciva a passare. And one day. E un giorno. He feels he's moving. Sente che si muove. And he goes, what is happening? How come I'm moving? E dice, ma che sta succedendo? Come mai mi muovo? What can make the most powerful thing more powerful than the rich man? Cos'è che può far muovere questa cosa che è la più potente di un ricco? More powerful than the king. Più potente del re. More powerful than the sun. Più potente del sole. What can be more powerful than a cloud? Cosa può essere più potente di una nuvola? He noticed was the wind. E nota che era il vento. And the wind was blowing and moving the cloud. Il vento soffiava e muoveva le nuvole. Wow, the wind is more powerful than me. Ah, allora il vento è più potente di me. I want to be the wind. Voglio essere il vento. He becomes the wind. E diventa il vento. He blows. E soffia. Nothing can stop him. He goes wherever he wants. Nulla lo può fermare. Va dovunque vuole. Blowing, 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 blowing. Soffia, soffia, soffia. And one day. Ma un giorno. He's blowing. Mentre soffia. And all of a sudden he stopped. Improvvisamente si ferma. He can't blow. Non può soffiare. What's stopping the wind? Cosa sta fermando il vento? He looks. Guarda. And it is a big mountain. Ed è una grande montagna. Ah, I want to be the mountain. Ah, voglio essere la montagna. More powerful. Ancora più potente. He becomes the mountain. Diventa la montagna. Very happy. Molto felice. Most powerful. È la più potente di tutti. Mighty. Possente. Strong. Forte. One day. E un giorno. He notices. Nota. That somebody. Che qualcuno is cutting the mountain. Sta tagliando la montagna. And he goes, who can be more powerful than this mountain? E dice, chi può essere più potente di questa montagna? Cutting the mountain? Taglia la montagna. And he looks. Guarda. And way down there. E laggiù lontano. Is a stone cutter. C'è un tagliapietre. Just like him. Proprio come lui. Cutting away at the mountain. Che taglia la montagna a pezzi. In this moment he realized. E in questo momento si rende conto. That all along he has been powerful. Che era stato sempre potente. But he did not know it. Ma non lo sapeva. Same thing for all of us. E la stessa cosa per tutti quanti noi. The peace. La pace. That we look for. Che noi cerchiamo. It is in our very nature. È proprio nella nostra natura. It is within us. È dentro di noi.
Socrates said, "Know thyself." Socrate disse, conosci te stesso. And there is the formula for peace. E questa è la formula per la pace. Know thyself. Conosci te stesso. Your nature is not anger. La vostra natura non è la rabbia. Your nature is not the craziness. La vostra natura non è la pazzia. Your true nature is kindness. La vostra vera natura è la bontà. You have that. Voi ce l'avete. You don't have to teach kindness to anyone. Non dovete insegnare la bontà, la gentilezza a nessuno. You see, for peace you have to do nothing. Vedete, per la pace non dovete fare nulla. Think about it. Pensateci. For peace you have to do nothing. Per la pace non dovete fare niente. For war? Per la guerra. You have to make weapons. Dovete fare le armi. You have to train people. Dovete allenare le persone. You have to do waste money, blow money, do everything. Dovete fare tante cose, sprecare un sacco di soldi e fare tante cose. For peace. Ma per la pace. All you have to do. Tutto quello che dovete fare. Is feed your good wolf. E nutrire il vostro lupo buono. And you will have it. E l'avrete. Because it is your nature. Perché è la vostra natura. Please. Per favore. Whatever you do. Qualsiasi cosa facciate. Please. Per favore. Whatever you do. Qualsiasi cosa facciate. Don't get used to the craziness of this world. Non abituatevi alla pazzia di questo mondo. Don't get used to it. Non abituatevi a questo. Thank you very much. Vi ringrazio molto for giving me this opportunity. Di avermi dato questa occasione. And I really hope you give this some thought. Thank you very much. Spero veramente che ci pensiate un poco. Molte grazie. Buona serata. Te tutto squa camino pigiazzer in giarimi
turneggio la vita china dei giustizi, i giustizi con pao putiri, putiri calenicato, putiri cato vento, putiri cato vento. Okay.
Enzo Rao, Maurizio Cuccio, Massimo La Guardia, Mario Crispi, Cinzia Garofalo alle immagini. Grazie. Grazie Mario, grazie a Enzo, Massimo, Maurizio e Cinzia. E questa è la dimostrazione che quando le culture si incontrano non si può che arricchirsi. Thank you very much for this amazing music, Mario Crispi. And this was the exact example on how music can just create new encounter of culture and can just enrich us. Ognuno di noi ha qualcosa di diverso, meno male, perché altrimenti non ci si potrebbe dare nulla. And thank God that every one of us has something different that we can give one another. Ed è per questo che la musica di Mario, nello specifico, ci racconta come dandosi si può diventare molto più complessi nella bellezza. And his music told us about how by giving yourself to the other person you can actually enrich both of you. La musica è quindi uno degli strumenti attraverso la quale, attraverso i quali si può e si deve veicolare un messaggio di pace. And music is just one of the tools that we can use to make this message of peace more knowledgeable to everyone. E ci sono generi musicali che arrivano da lontano e da luoghi insospettabili forse. There are genres of music that come from very far away and even from places that can be a little bit unexpected. Come nati per altre ragioni quasi. Like if they were born for other reasons. Il gospel è uno di questi. And gospel is one of those. Nasce come linguaggio religioso. It was born as a religious language. E poi fa un percorso veramente molto, molto lungo. And then through a very long, long journey. E arriva fino a Palermo. Arrives in Palermo. Anche. Too. E a Palermo abbiamo un gruppo che rappresenta il gospel in una maniera straordinaria. Sono and pronti. In Palermo we have a group, we have a band that represent the gospel music in an extraordinary way. I Palermo Spiritual Ensemble. And they are the Palermo Spiritual Ensemble. Questo è un periodo di grandissimi conflitti sugli scenari internazionali, ma ci sono ben altri conflitti, forse più piccoli quantità, ma per questo meno importanti. E questa canzone parla proprio di questo, dell'affrontare questi conflitti nella maniera, con l'arma più potente e allo stesso tempo più facile che possediamo, che è il sorriso. Questa è una canzone dedicata a chi si sente oppresso per i problemi della vita quotidiana, a chi si sente depresso e a chi di fatto combatte per tirare avanti. Questa canzone è per voi. Smile.
so much better when you smile. You look so much better when you smile. Smile. Once again. You look so much better when you smile. You look so much better when you smile. You look so much better when you smile. Smile. Grazie. Palermo Spiritual Ensemble. Alle tastiere Dino Pizzuto. Piano Diego Spitaleri. Basso elettrico Aldo Messina. Batteria Sebastiana Lioto. Vito De Canzio. Beppe Vella. Gabriella Portallo. Io sono Anna Bonomolo, ci vediamo dopo. Palermo Spiritual Ensemble, grazie. Ritorneranno e daranno un po' di ritmo alla conclusione della serata, magari si vorrà fare un po' di festa. They will be back later on, don't you worry, we're going to listen to them again and we can dance on their rhythm. E a proposito di ritorni, ci tenevo a sottolineare che anche il nostro ambasciatore di pace Prem Rawat ritornerà. And I would also like to remember you that Prem Rawat is going to come back on stage later on tonight. E a proposito di ritorni, ritorna qualcuno in questo momento. And there's also anzi, somebody mi sta else lasciando da solo Lello. Lello Monello l'hanno ribattezzato. Lello, come back. Eh sì, per forza, tocca a te. It's your time, vedi? Come back on stage. Oh, scusate. Sorry. Oh. Adesso tocca a te, sì, eri esatto. Distratto? Sì, sì, sì. No, volevo dire che stiamo iniziando una raccolta di fondi per dare da mangiare al lupo buono di mia suocera. Well, we are trying to collect some money to feed the good wolf of my mother-in-law. Perché il lupo cattivo ha davvero preso il sopravvento. Because the bad wolf just got too powerful. So please. Per una ragione per la quale avevo soprannominato Monello. That's why I call you Monello. Monello. Questo è un pezzo di Domenico Modugno che voglio dedicare alla forza dell'amore, ma soprattutto lo voglio dedicare a tutte quelle donne che spesso sono vittime di violenza e che hanno ancora il coraggio di restare con quelle persone che gli praticano violenza. This is a song to all the women that are under violence but still have the strength and the power to stay with those that are violent toward them. L'amore è una cosa importante, semplice, come dicevo poco fa. And even though love is simple, it's very important. Però quando si capisce di stare con la persona sbagliata, è giusto lasciarla andare via. But when you understand that you are with the wrong person, just you have to understand that you have to leave it go. Dai, lo vitti, tira la fioce, na, dai, afferra, lo piglia, lo la femminetta dritta dritta tra lo cuore e chiancea di dolore ai 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 e la barca trascinava e di sangue ne correva e lo mascolo chiancea ai 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 e lo mascolo pare ammazzò. Con
non filo, fe le voci, scappa, scappa, amore mio, che se no tacci di no, e no, 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 no. Giampiero Risico, Lino Costa. Questa felicità, questo modo così gioioso di vedere la vita. So it is very happy way to see life. È dovuto anche al fatto che it's due to the fact that come si è capito, insomma, noi siamo veramente innamorati di questa terra. And it was quite clear, I think, we are really in love with our land. Con i suoi pro e con i suoi contro. With its positive and negative aspects. Questa canzone si intitola 9200, ma the song is called 9200. Ma but esatto. Ci tenevo. E sotto questo numero, che è un codice di avviamento postale, secondo me ci sta tutto il bello e il bellissimo della mia terra, la Sicilia. This is just the code of Palermo, but behind this code there is all the beauty of our land, Sicily. La 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 la. D'ora di limone e gelsomini, che c'è nella mia terra se cammini, mi sento forte il cuore d'un leone, guardando la mia gente camaredi, arabi, normanni, fenici, e barbari, sicani e quattro proci, erano 3000 quanti greci, c'era un santo nero gli africani, sono passati secoli e le facce sono rimaste tutte quante uguali. Siamo figli di chi ha dominato, mezzi cattolici e mezzi musulmani. Non so stare senza questo sole, questo mare, mi spavento. Vivo bene solo quando sono a casa 9200. Non so stare senza questo sole, questo mare, mi spavento. Vivo bene solo quando sono a casa 9200. La 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 dominanza è guerra, le mafiosi resi lasciata arida e spinosa,
avevamo protezioni tre giganti e siamo gente con le mani avanti. Da tedeschi, giapponesi e da francesi, i clandestini, babbe americani, Pippo Baudo, Garibaldi e Ghete, Sciascia, Pirandella e Camilleri. Sono passati terremoti e frane, i poveretti c'hanno i macchinoni, le facce dei politici ruffiani, l'abusivismo e vincoli e condoni. Non so stare senza questo sole, questo mare mi spavento. Mi va bene solo quando sono a casa 9200. Non so stare senza questo sole, questo mare mi spavento e pianto. Mi va bene solo quando sono a casa 9200. Tene desta terra con una cosa, ma io che ci nascivo e ci morirì senza tocco e soldi campani. In questo posto siamo tutti amici, se litighiamo poi facciamo pace, ci conosciamo tutti e siamo uniti, per questo ci ammazziamo come i cani. Sono passati secoli e le facce sono rimaste tutte quante uguali. Siamo figli di chi ha dominato, mezzi cattolici e mezzi musulmani. Non so stare senza questo sole, questo mare mi spavento. Mi va bene solo quando sono a casa 9200. Non so stare senza questo sole, questo mare mi spavento. Mi va bene solo quando sono a casa 9200. Adesso tutti. In inglese credo che sia così. La 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 la. Everybody. Che meraviglia, grazie. Grazie. Grazie a tutti, grazie. Tempero Risico, Lino Costa. Io scappo perché ho la poppata per il lupo buono di mia suocera. I have to go feed my mother-in-law. Good wolf, goodbye. Lello Analfino. Vi ricordo l'hashtag Palermo for Peace. I just want to remember the hashtag Palermo for Peace if you want to be social. Per commentare la serata su Facebook e Twitter. Come vi avevo preannunciato qualche minuto fa, abbiamo una seconda opportunità per ascoltare ancora parole illuminanti. As I told you before, we have another chance to listen to you the amazing and enlightening words. E per questo che chiamo sul palco ancora una volta l'ambasciatore della dichiarazione di Bruxelles, Pledge to Peace, Mr. Prem Rawat. And this is why I call back on stage Mr. Prem Rawat. Thank you. Grazie. Approfittiamo della sua presenza per chiedere rispetto alla pace, cosa abbiamo bisogno di fare, Mr. Rawat, per creare delle condizioni, delle opportunità affinché ci sia una cultura di pace. What do we have to do to create the right opportunities to build peace? I think feed the good wolf. Penso che nutrire il lupo buono. When I really look at the situation. Quando guardo veramente la situazione. You know, everything in this world that we hold in a high esteem. In questo mondo tutte quelle cose che noi consideriamo le più importanti, che stimiamo di più. Unfortunately divides us. Purtroppo ci dividono. The divisions are so much. E le divisioni sono così tante. It's amazing.
che è incredibile. That's a man. C'è un uomo. That's a woman. Questa è una donna. That's a rich person. Questo è un ricco. That's a poor person. E questo è un povero. This person is a Christian. Questa persona è cristiana. This person is a Hindu. Questa persona è induista. This person lives in Africa. Questa persona vive in Africa. This person is from Australia. E quest'altra viene dall'Australia. And the amazing thing is, la cosa incredibile è, we have gotten used to it. Che ci siamo abituati a questo. That's not the reality. Ma questa non è la realtà. The reality is that there are six things. La realtà è che ci sono sei cose, sei elementi that we are all made out of. Di cui siamo fatti tutti quanti noi. Hydrogen, idrogeno, oxygen, ossigeno, carbon, carbonio, calcium, calcio, nitrogen, azoto, and phosphorus. E fosforo. 99% of us is that. Il 99% di quello che siamo noi è questo. Man, woman, rich, poor, uomo, donna, ricco, povero, whatever religion we follow, qualsiasi sia la religione che seguiamo, but we are divided. Però siamo divisi. This is the strategy. Questa è la strategia. To lose. Per perdere. Be divided. Essere divisi. And you will lose. E siate divisi e perderete. Be united. Siate uniti. And you will win. E vincerete. Come as human beings. Venite come esseri umani. In our understanding. Per quello che noi comprendiamo. Human being is no good. L'essere umano non è buono. You know how I know that? Sapete come faccio a saperlo? I know that. Lo so. Because we like Superman. Perché ci piace Superman. It's true. È vero. If we really understood the power of the human being. Se veramente comprendessimo il potere dell'essere umano. If we understood the power of kindness. Se comprendessimo il potere della bontà. If we understood the power of clarity. Se comprendessimo il potere della chiarezza. If we understood the wisdom of the heart. Se comprendessimo la saggezza del cuore. Then we would not be facing these problems. Non dovremmo affrontare tutti questi problemi. But most of us. Ma la maggior parte di noi. We're looking for the angel to come and fix our problems. Stiamo aspettando che venga un angelo a risolvere i nostri problemi. An angel will come. Un angelo verrà. Wiggle the hand, e scuoterà la sua mano, and all our problems will be fixed. E tutti i nostri problemi saranno risolti. Okay. Va bene. So how long have we been waiting for the angel? Da quanto tempo stiamo aspettando quell'angelo? Have you ever waited for a bus? Avete mai aspettato un autobus? So you wait. E aspettate. 1 hour. Un'ora. 2 hours. 2 ore. 3 hours. 3 ore. 4 hours. 4 ore. We were waiting for the angel. Stiamo aspettando quell'angelo. For the thousands of years. Da migliaia di anni. No angel. Non c'è un angelo. What is the alternative? Qual è l'alternativa? The alternative. L'alternativa. Is to recognize. È riconoscere. The angel has come. Che l'angelo è venuto. And who is the angel? E chi è l'angelo? You are. Voi siete l'angelo. You are the angel. Tu sei l'angelo. You can save this world. Voi potete salvare questo mondo. You can save yourself. Voi potete salvare voi stessi. And you are the best angel suited to save you. E tu sei l'angelo migliore e più adatto a salvare te stesso. Because perché you know exactly where saving is necessary. Sai esattamente cosa serve per salvarti. You save yourself. Salva te stesso. And that's how the world will be saved. E così il mondo sarà salvato. You know, look at nature. Vedete, guardate la natura. So,
When it rains, quando piove, is rain an event where it's just like all this water comes as one thing? La pioggia è un evento che quando piove l'acqua arriva come un'unica cosa? No, it's drop, 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 no. Drop, 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 drop. Sono drop, tante drop, gocce, drop. Una goccia dopo l'altra. This is how it happens. È così che succede. We are the lamps. Noi siamo le lampade. That can bring the light. Che possono portare la luce. But we have to be lit. Però dobbiamo essere accese. An unlit lamp. Una lampada che non è accesa. Cannot light another lamp. Non può accendere un'altra lampada. A lit lamp. Una lampada accesa. Can light. Può accendere. An unlit lamp. Una lampada non accesa. Everything we need, we have. Tutto quello di cui abbiamo bisogno ce l'abbiamo. But our problem is we've gotten used to the craziness of this world. Ma il problema è che ci siamo abituati alla pazzia di questo mondo. To feel the peace. Sentire la pace. You don't have to climb a mountain. Per sentire la pace non dovete scalare una montagna. You don't have to cross an ocean. Non dovete attraversare un oceano. All you have to do. Tutto quello che dovete fare. Is know yourself. È conoscere voi stessi. I mean, when somebody says, okay, know thyself. Insomma, quando qualcuno dice conosci te stesso. Does that come to you as like, wow, that's really easy? Vi arriva come, beh, questa è una cosa proprio facile? Even I can do that. Lo posso fare anch'io. Or does it come to you like, oh my God. Oppure sembra di dire, oh Dio mio. That's impossible. È impossibile. Which one? Quale delle due? People that I've talked to. Le persone a cui ho parlato. They think it's impossible to know yourself. Pensano che sia impossibile conoscere se stessi. But really, we have gotten used to the darkness. In verità, noi ci siamo abituati all'oscurità. Now the light scares us. E adesso la luce ci fa paura. It should be the other way around. Dovrebbe essere proprio il contrario. We should be used to the light. Dovremmo essere abituati alla luce. And the darkness should scare us. E ci dovrebbe far paura l'oscurità. But that's not the way it is. Però non è così. And you can change it. E voi potete cambiare questo. By changing yourself. Cambiando voi stessi. So that's how you bring peace. E questo è quello che dobbiamo fare per la pace. Quindi ancora una volta menziona Socrate. L'anno scorso ha menzionato anche il club di Socrate. So once again you quote Socrates just like you did last year. Come ci si iscrive a questo club? And you talked about a club. How can you be part of this club? You have to be very rich. Devi essere molto ricco. To join the Socrates club. Per iscriverti al club di Socrate. You have to be really, really rich. Devi essere davvero molto ricco. If you are poor, se sei povero, you will not be able to join it. Non potrai unirti a questo club. But not rich in money. Ma non ricco di denaro. Rich in heart. Ricco nel tuo cuore. Thank you. Io lo lascerei andare perché si è messo a piovere, quindi non lo vorrei trattenerlo. I think that you should go because it start raining. Many drops. Tante gocce. This is what I was saying. It does it's one drop here and one drop here and one drop here and one drop here. E questo, just like us. È questo che stavo dicendo, like una goccia us. Qui, una goccia lì, proprio come noi. Okay. Ma gli stanno portando l'ombrello, quindi se lei vuole posso fare un'altra domanda. They are taking an umbrella, so if you want to stay, you are more than welcome to stay under our umbrella. Well, I know people have to go. People are already going. People have to go. So che le persone devono andare. Just remember. Però ricordate. Wherever you go and whatever you do. Dovunque andiate, qualsiasi cosa facciate. Remember to feed the good wolf. Ricordatevi di nutrire il lupo buono. And peace is inside of you no matter what. E la pace è dentro di voi qualsiasi cosa accada. And this is your life. E questa è la vostra vita. Fulfill it. Realizzatela. Thank you. Grazie. Thank you. Thank you. Grazie.
Grazie, Mr. Prem Rawat. Thank you, Mr. Prem Rawat. Thank you. E vai veloce. Giusto per dire grazie, arrivederci anche sotto la pioggia, ci dispiace tanto, avremmo voluto chiudere con la musica in maniera diversa, ma non è stato possibile. Grazie ancora, al prossimo anno, Palermo for Peace.